Silvi, cosa facciamo oggi? Ale, oggi andiamo in un'azienda per il PMA Day. Il PMA Day è un'iniziativa di Confindustria che ha pensato per i ragazzi di terza media che devono fare la scelta. A Varese lo portiamo avanti come unioni industriali e oggi andiamo in un'azienda che piacerà davvero ai ragazzi. E quale impresa visitiamo oggi? Visitiamo la IRCA, ho detto che piacerà ai ragazzi perché si occupa di dolci e in particolare di cioccolato. Ragazzi, oggi siamo in un posto bellissimo, vorrei che foste qua perché ci sono profumi di cioccolato, di brioche, di impasti. Dove siamo? Siamo alla IRCA e adesso ci facciamo raccontare cosa fa la IRCA. Buongiorno a tutti innanzitutto, ed è un piacere ospitare questo evento per il secondo anno e poter parlare e raccontare qualcosa agli studenti come voi. IRCA, come diceva Silvia, è un mondo molto dolce, è un'azienda veramente buona, è un'azienda che ha una storia importante, nasce nel 1919 e lo vediamo qui alle nostre spalle. Che si evolve, cresce. E quest'anno compie i 102 anni. Ecco, non pochi. Cosa facciamo e in che cosa siamo specializzati? Noi siamo specializzati nel settore del cioccolato oggi e in tutti quelli che sono preparati per la pasticceria, per la panificazione e per la gelateria. I nostri prodotti sono semilavorati, quindi non li vedrete mai su un bancone del supermercato, ma li troverete dai pasticceri, perché li utilizzano e con il loro tocco magico trasformano quello che è un ingrediente in qualcosa che è sensazionale al palato, quindi un dolce e tutto quello che è a corollario dei dolci. Quindi noi facciamo cioccolato, gelateria, pasticceria e decorazioni, quindi possiamo fornire gli ingredienti per fare una torta e le decorazioni per guarnirla. Li mandate in giro solo vicino anche nel mondo? Noi siamo presenti oggi in 90 paesi a livello internazionale e siamo su 6 sedi produttive, di cui 3 sono in Italia e poi ne vedrete qualche assaggio, e le altre si trovano negli Stati Uniti, in Vietnam e in Belgio. Belgio anche perché il Belgio è un po' la patria del cioccolato, di conseguenza ha un richiamo molto importante sia per il nostro business che ovviamente per la qualità del prodotto che possono fornire. Esportiamo in 90 paesi o siamo presenti direttamente in alcuni di questi, quindi abbiamo 3 macro region. La nostra regione principale è quella che riguarda l'Europa e il Middle East, dove ci troviamo in queste sedi. Le altre 2 rappresentate sono l'Asia e le Americhe. In ognuna delle due, in ogni regione abbiamo almeno un sito produttivo o una sede commerciale di riferimento. Ah, abbiamo parlato della cosa più semplice in assoluto, almeno per me, il cioccolato super top. Ma stai raccontando un'azienda complessa, 100 anni di storia, 90 paesi. Immagino che qui non ci siano solo pasticceri. Quante persone lavorano qui? Che mestieri fanno? Le persone che lavorano nella nostra organizzazione raggiungono quasi le migliaia, 1000 unità a livello internazionale. Qua in Italia noi siamo 400 all'incirca e le professionalità sono le più svariate. Hai detto bene, pasticceri. In realtà i nostri pasticceri si chiamano ambassador e sono un ruolo professionale molto importante e caratteristico delle realtà alimentari come la nostra, che vogliono far conoscere i prodotti e quindi dimostrarli al pubblico, che ne deve poi apprezzare l'applicabilità al manufatto in forma finita, quindi al prodotto finito. Loro si trovano adesso a fare una scelta un po' particolare, quella del che cosa studiare dopo la terza media. Potrebbero un domani venire a lavorare qua. Che cosa consigli a chi volesse lavorare in questo mondo, sapendo che è un mondo ampio, non solo pasticceri? Prima di tutto, e come vi racconterà anche qualche altro collega di IRCA, occorre studiare, quindi questo è fondamentale. L'ambito di studi nella nostra realtà è dei più vari, quindi partiamo da una formazione più di natura economica per le funzioni che hanno a che fare con gli ambienti amministrativi o commerciali, a una formazione più tecnica per quello che riguarda la ricerca e sviluppo.
la pasticceria è una degli ambiti, ma diciamo che le scienze applicate all'alimentazione sono un po' il cuore, la ricetta, un po' il segreto di un'azienda come IRCA. Così come tutte le scienze e le tecnologie che hanno a che fare con la metalmeccanica o con l'elettrica per quanto riguarda i reparti produttivi. Quindi in IRCA fondamentalmente quasi ogni corso di studi ha uno sbocco professionale. Dipende poi dall'area di competenza, ma qualcuna la vedrete poi nel racconto della nostra azienda. Hai parlato di scienza, quanto conta il cambiamento in un'azienda dove il prodotto è già perfetto così, o almeno così sembra al consumatore? Allora, è una bellissima domanda innanzitutto, perché mi permette di collegarmi a quelli che sono i nostri valori aziendali. Che al primo posto mettono le persone, ma al secondo posto mettono la tradizione, cioè tutta questa storia dal 1919 ad oggi, che deve essere letta come tradizione in evoluzione. Ecco, l'evoluzione è proprio il cambiamento, quindi la ricerca che noi facciamo attraverso le nostre persone è pensare all'orgoglio di essere un'azienda più che centenaria, ma a pensare sempre al nuovo, sempre al diverso, sempre a qualcosa che sia utile per affrontare mercati e business diversi da quelli che stiamo affrontando oggi o affrontare gli stessi in maniera migliore. Questo è un po' il nostro fil rouge, la nostra linea che ci porta nel 2022 e oltre, quindi con il cambiamento. Perfetto, è anche un buon consiglio per voi ragazzi, non pensate mai di fermarvi ma guardate sempre avanti. Ragazzi, qua intorno ci sono un sacco di profumi proprio favolosi, ma anche un sacco di stanze curiose. Dove ci porti, Fabio? Allora, adesso voi siete entrati nella nostra Academy, no? Non solo uffici o produzione, qui è dove costruiamo le idee, no? Infatti abbiamo due sale che voglio mostrarti, Learning and Creating, ma inizieremo con la Creating, creare, quindi una one-to-one. Ecco, qui dove i pasticceri imparano e mettono in pratica. Adesso i ragazzi, no, stanno proprio girando i panettoni. Panettoni? Sì, guardate sì. Che bello! Ecco, no? Questo è un lavoro molto importante perché girare il panettone dopo la cottura non solo gli permette di non sedersi, ma anche di avere una vita più lunga, perché rimane all'interno l'umidità necessaria per mantenerlo fresco. Loro sono due ragazzi giovanissimi. Sì. Come funziona qui l'Ambaradan? Allora, loro in questo caso sono uno che è lo chef resident che lavora qui con me in Academy, no? E l'altro è un ragazzo che sta facendo uno stage, che ha finito la scuola alberghiera. Ah, ecco, quindi tu insegni a loro? Io insegno a loro, o meglio, lavoriamo insieme anche nello sviluppo di ricette, progetti, no? Però questa è studiata per avere altre persone che vengono qui a imparare. E ogni banco è fornito in maniera che possano lavorare in mano in pasta. Bene, per arrivare a insegnare devi aver fatto un bel percorso. Che studi hai fatto? Io ho fatto la scuola alberghiera. Poi mi sono specializzato in pasticceria e ho incominciato a girare per il mondo dove ho messo in pratica quello che avevo imparato, applicandolo poi dopo a quello che vedevo in giro per il mondo. E anche con l'azienda stessa, con l'IRCA, abbiamo girato molto e abbiamo sempre cresciuto, diciamo. Quindi questo mi ha permesso di crescere. Quindi viaggiare ti ha aperto un po' la mente? Assolutamente. Dovessi dare un consiglio a loro che faranno una scelta di questo genere? Allora, viaggiare è molto importante, ma soprattutto dovete avere la seconda lingua. Per me l'inglese è stato quello che mi ha permesso di aprirmi le porte, di poter viaggiare, di poter imparare, di conoscere e poi di utilizzare nel mio lavoro. Quindi questo è un passo che non vi ferma in questo mondo, ma vi apre un altro mondo. Perfetto, un'altra cosa, ma lavorare nel mondo del dolce e del cioccolato sarà bellissimo. Sì, è bellissimo. No, è bello perché qualunque cosa si fa, se si fa con passione, si ha veramente tanta soddisfazione. Che sia un lievitato, che sia un cioccolato, che sia una cosa perché è decorata bene o perché è buona di gusto, e poi provare, riprovare, trovare la soluzione che appaga la bocca, diciamo, il gusto. E poi, come dico sempre io, ok, il cibo, il dolce è memoria.
e quindi ci aiuta anche a riportare a volte i nostri ricordi e a portare le tradizioni avanti nel tempo. Se prima eravamo nel creating, quindi nel creare, adesso siamo nel learning, qui si impara. Quindi una sala dove si impara dallo chef. Ah, bene. Adesso abbiamo degli ospiti che stanno vedendo un video e stanno vedendo i gelati, no? Quindi è sempre in funzione, però questa è una sala dove una platea di 90 persone vedono come si preparano i dolci e quindi si impara. Vedo che c'è anche del gelato. Sì, 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 noi andiamo a 360 gradi. Senti, nella sala dove siamo appena entrati non parlano in italiano. No, stanno parlando in tedesco. E chi sono? Sono austriaci, in questo caso. Austriaci che vengono qua a imparare come si fanno i dolci? In questo caso per il gelato e per alcuni dolci. Sì, anche perché noi comunque portiamo i nostri prodotti in 90 paesi nel mondo, quindi è il Made in Italy veramente a 360 gradi nel mondo. Quali sono le eccellenze Made in Italy? Gelato e? Gelato e, ma diciamo anche, adesso stiamo spingendo molto il panettone, quindi il panettone che per noi è un dolce ormai, panettone lievitati, che è un dolce classico, lo stiamo proponendo molto nel mondo e sta avendo una risposta incredibile. In Germania siamo andati benissimo e stanno scoprendo i nostri dolci come qualcosa di fantastico. Bellissimi, qua dentro ci sono tante cose, tanti colori, vado sulla metafora, così sono contenta anche le insegnanti di lettere. Tanti colori, tante professionalità. Tu di cosa ti occupi? Io faccio parte dell'ufficio estero e seguo il mercato americano. E come hai fatto arrivarci? Che studi hai fatto? Io sono laureata in lingue e relazioni internazionali. E quindi sono arrivata qui seguendo appunto la mia passione per le lingue e parlo tre lingue, inglese, francese e spagnolo. Attenzione, che queste servono. E anche una conoscenza basic del portoghese. Stefano invece si occupa di qualità, cioè? Qualità nell'alimentare vuol dire realizzare dei prodotti sicuri, realizzare dei prodotti buoni e realizzare dei prodotti che sono costanti nel tempo. E che studi hai fatto? Io sono un tecnologo alimentare. È una facoltà che è nata tanti anni fa e ha preso tanti nomi ed è una facoltà che ti permette di conoscere tanti aspetti diversi che entrano nell'alimentare, dalla microbiologia agli aspetti più tecnici agli aspetti anche di marketing e comunicazione. Bisogna studiare tantissimo? Bisogna studiare tante cose diverse, però è molto stimolante. Ilaria si occupa di un tema che oggi è importante in tanti ambiti, la sicurezza. Cosa significa sicurezza invece in questo settore? Allora, sicurezza significa lavorare in maniera sicura, arrivare in azienda, essere in un ambiente salutare, in un ambiente che ti porta a lavorare, essere coinvolto in tutti gli aspetti, che ti porta a poter contribuire al miglioramento costante del proprio ambiente di lavoro. Senti, ci sono tante donne come te in azienda? Allora, in produzione no. In produzione la prevalenza è maschile, mentre negli uffici, in amministrazione o in contabilità, sì, ci sono piuttosto... Comunque c'è spazio per le nostre ragazze. Certamente, c'è spazio per tutti, Nirka. Maria mi porta in un'altra area. Guardate qua, c'è scritto chocolate, laboratorio cioccolato. Cosa andiamo a vedere? Questo è il nostro laboratorio cioccolato dove vengono preparate tutte le varie tipologie di campioni di cioccolato, da varie tipologie di ricette, fondente, bianco, latte e varie tipologie di dolci. Che di cosa ti occupi tu per saperne di cioccolato? Io sono responsabile di ricerca e sviluppo per il settore cioccolato, creme e surrogati. Che studi hai fatto per fare questo? Scienze e tecnologie alimentari. Ah, ok. Qui cosa c'è? Tutti i progetti, diciamo, per lo più con tutti i clienti, industria, artigianale, per il mercato estero italiano. Quindi sai un sacco di lingue anche tu? Inglese, italiano. Inglese basta, ma è sufficiente, diciamo. Perfetto. Però è necessario. Sicuro. Senti, al di là della voglia di fare, della voglia di scoprire, dell'innovazione, i ragazzi giovani che arrivano e fanno il tuo lavoro, che competenze devono avere? Che doti devono avere? Beh, innanzitutto competenze tecniche, vabbè, la laurea in scienze e tecnologie alimentari ti permette di avere tutto il know-how, tutte le conoscenze tecniche necessarie, quindi sono requisiti base.
Poi dal mio punto di vista quello che porta tanto è proprio la passione nel fare il proprio lavoro, quindi la passione in quello che è tutto i prodotti alimentari, le varie applicazioni, in questo caso nel mio caso specifico si parla del settore più caldo mucciario e quindi la passione sicuramente fa la padrona qua. Loro hanno 13 anni e devono fare la scelta dopo la terza media, che superiore hai fatto? Io ho fatto, sembrerà atipico, ho fatto l'artistico sperimentale. Ah, urca, quindi con l'artistico poi hai fatto una cosa. L'attinenza è stata la creatività. Perfetto. Questo è interessante, quindi le scelte sono sempre ad ampio raggio. Fammi vedere che cosa c'è qui. Qui è il laboratorio gelati, gelateria. Prego. Buongiorno. Qui abbiamo la classica vetrina con tutti i vari gusti, le nostre prove, tipologie. Nel caso specifico abbiamo tutta una serie di tipologie di cioccolati, gelato al cioccolato con varie tipologie di origini. Quindi fate delle prove, questi sono cioccolati tutti leggermente diversi? Sono due tipi di cioccolato, da questa parte abbiamo delle prove di conformità, ovvero cambiando gli ingredienti, cambiando anche i lotti, vogliamo avere la certezza della continuità della qualità. Questo invece è uno sviluppo, ovvero un prodotto nuovo che via via si va a testare per raggiungere l'obiettivo desiderato dalla rete commerciale. E quindi di volta in volta si va a modificare la ricetta fino ad arrivare a ciò che si desidera. E qui invece che cosa c'è? Buongiorno. Abbiamo l'area bakery, quindi il laboratorio per tutti i prodotti da forno, dal dolce al salato, perché si spazia dal pane, focacce, panettoni, tutta la stagione, diciamo, si parla per tutto il periodo dell'anno. Ecco. Caspita, questi sono i vari impasti lievitati? Queste sono delle varie prove di creme idrate per verificare la tenuta e via dicendo. Ragazzi, se volete provo per voi. Qui è dove vorreste lavorare voi, cosa si fa qui dentro? Qui è un sogno per tutti perché qui si assaggiano tutte le varie tipologie di prodotti, quindi nel caso del campione di cioccolato, di creme, di prodotti da forno, abbiamo le varie persone che sono formate e che possono effettuare queste degustazioni per controllare tutti i vari parametri, dolcezza, gradi di dolcezza, tutti i vari fattori collegati. Tutti possono testare o ci vogliono particolari doti? Allora, qui abbiamo un gruppo di persone formate, quindi, perché nella degustazione è un po' una dote innata, ma ci vuole anche tanta, molta esercitazione, questo è importante. Poi vengono coinvolte, a seconda della tipologia di test, anche altri colleghi di altri comparti, come giusto che sia, quindi commerciali. Ragazzi, 13 anni per fare test non li volete? Magari tra un po'. Ciao, sono Michela e mi occupo della gestione del sito e dei canali social di IRCA. Ho studiato comunicazione e nello specifico comunicazione digitale quando ero giovane e poi ci ho lavorato tutta la vita. Mi piace molto perché è un modo ovviamente innovativo, nuovo, di entrare in contatto con le persone. E il mio obiettivo in IRCA è quello di creare una piccola community online di persone che svolgono la professione di pasticcere, gelatiere, panificatore e permettergli di trovare sui nostri canali l'ispirazione che stanno cercando, di trovare consigli, suggerimenti, di farli sentire proprio parte di una community e questa è la cosa più bella del digitale, che ci permette di essere uniti e coesi anche se distanti. Sono Oscar, lavoro in IRCA da 23 anni e sono il direttore di uno dei tre stabilimenti di IRCA e ora vi porto nel reparto di produzione.